Buonasera a tutti. Cosa significa quando una donna davvero accoglie un uomo? Beh, sicuramente questo non ha niente a che vedere con subire, essere remissive, essere servili, compiacere il maschio in tutte le sue esigenze, per cui viene messo al primo piano in tutto. Non significa rincorrere l'uomo, né tantomeno mettere in campo delle strategie manipolatorie con magari questi atteggiamenti da gatta, melensi e seducenti, al fine in realtà poi di avere dei vantaggi. E il senso autentico dell'accoglienza femminile non ha niente a che vedere con tutto questo. Tutto questo in realtà viene dalle paure, quindi dalle reattività emozionali delle donne legate anche appunto dei condizionamenti, dei sistemi di credenze, primo fra tutti quello cattolico, che poi si associa alla mentalità maschilista, che come sappiamo influenza la nostra società da secoli, ok? E basti pensare che il potere religioso è in mano ai sacerdoti maschi, ok? Il senso autentico dell'accoglienza, invece, è proprio tutt'altro, è proprio il contrario di quello che ho appena detto. E parte da che cosa, ragazze? Parte dal rispetto per se stesse. Quindi metto al primo posto me e le mie esigenze. E poi soprattutto resto compatta, integra nella mia verità. E qual è la mia verità? La verità della mia anima, di ciò che sento, della mia vera natura, della mia purezza. E quindi non vengo mai meno a questo per compiacere un uomo. Quindi questo è assolutamente prioritario. Dunque, la vera accoglienza quando è che scatta? Quando prima di tutto noi ci siamo accolte in tutte le nostre parti, ci siamo abbracciate e amate, soprattutto nelle nostre zone d'ombra, quelle che tendiamo a giudicare che non ci piacciono. E quindi abbiamo veramente imparato a essere dolci e amorevoli con noi stesse. Se noi facciamo questo, ragazze, sprigioniamo l'autentico senso dell'accoglienza anche verso gli uomini, che a ben vedere è il nostro istinto naturale, perché l'accoglienza è una dote prettamente femminile che proprio esiste di natura, cioè di natura le donne, anche per come sono fatte anatomicamente, accolgono, ok? Nel momento in cui noi ci pacifichiamo con tutte le nostre parti, ci pacifichiamo soprattutto con quale parte di noi? Con il maschile ferito, quindi il rapporto con il padre. Nel momento in cui noi guariamo, equilibriamo il nostro maschile, non abbiamo più bisogno di essere aggressive per difenderci nei confronti degli uomini. Ma quella che prima era un'aggressività semplicemente si trasforma in determinazione, quella sana, e che ci porta a realizzare tutti i nostri sogni nella vita. Quindi questo è un bel principio maschile yang, solare, propositivo, bello, tonico, forte, senza essere aggressivo. Ed è in questo modo, riequilibrando il nostro maschile, che la dea può emergere, e quindi, appunto, comincia ad esserci questo meraviglioso bilanciamento, tra maschile e femminile dentro di noi. Ok? Quindi il punto di fondo qual è, ragazze? Che, bisogna arrivare a consapevolizzare la nostra regalità. Cioè tornare a riconnetterci, ad accordarci con la nostra regalità, rendendoci conto di che cosa? Che l'accoglienza in realtà non è debolezza, ma è potenza. Cioè tutte le doti del femminino, che proprio abbiamo di natura e che sono la dolcezza, l'introspezione, l'accudimento, la poesia, la purezza, la sensitività, la maternità, tutte
Tutte queste doti meravigliose in realtà sono il nostro più grande potere, non sono vulnerabilità da proteggere. Invece ci è stato fatto credere questo dai vari sistemi di credenze, e cioè che tutto quello che è femminile è debole. Ok? D'altra parte lo vediamo in natura. Quanta potenza c'è nel femminino? Il femminino sacro proprio, quanta potenza c'è in un fiore che sboccia e che appunto permette al raggio di sole di penetrarlo, quanta potenza c'è nella primavera che colora con tutti i fiori gli alberi di tutto il pianeta, quanta potenza c'è nel rovesciarsi delle masse d'acqua nei torrenti, quest'acqua che riesce con la morbidezza a oltrepassare tutti gli ostacoli delle pietre. Cioè noi incarniamo la forza della vita. C'è quella forza che continuamente si rigenera, muore e rinasce a se stessa dal grembo della madre terra. Capite di che cosa sto parlando? Questa è la vera accoglienza. E quindi si tratta di accordarci naturalmente a questa fonte, che è una fonte di energia divina. Si tratta di sintonizzarci proprio a livello elettromagnetico, quindi non è tanto una rendersi conto a livello mentale, sì, anche quello fa, ma bisogna proprio riaccordare le nostre strutture energetiche a questa coscienza profonda. E guardate che questa cosa non va solo a beneficio nostro, ma va a beneficio anche degli uomini. Perché nel momento in cui noi tiriamo nuovamente fuori la nostra regalità di idee, che cosa succede? Che anche gli uomini saranno portati a tirare fuori la loro divinità. Se noi vogliamo degli uomini veri, cosiddetti con le palle, dei re, prima di tutto cominciamo noi a riconnetterci con la nostra regalità. Ok? Perché il maschio stesso ha bisogno invece a sua volta di fare che cosa? Di far pace col suo femminile interiore e quindi il rapporto con la madre. C'è bisogno di guarire il femminile ferito. E come lo fa? Ricollegandosi proprio a livello energetico con la madre terra e quindi tirare fuori la sensibilità. La sensibilità, la sensitività, quel sentire sottile, che è una dote che, appunto, purtroppo, come sappiamo, a causa di questa società maschilista, razionalista, che mercifica tutto, è una dote che è andata perdendosi. Ma, cari ragazzi, sappiate che quello che veramente seduce una donna e la fa innamorare è il cuore, è la sensibilità, c'è quel mix magico di passionalità che spinge, ma al contempo rispetto, il rispetto che viene, ma quello autentico che viene proprio dal vedere una donna con gli occhi del cuore, con gli occhi dell'anima. Invece, come sappiamo, spesso gli uomini tendono a vedere la donna come un oggetto. È impostare la vita e la relazione da un piano puramente mentale barra ormonale. E invece, se voi veramente volete tirare fuori Shiva, il Dio che è dentro di voi, ed essere veramente degli uomini affascinanti e interessanti, cominciate anche a concedervi di tirare fuori la parte femminile. Non abbiate paura di questo, perché noi donne amiamo gli uomini con una sensibilità. Ok? Quindi, qual è l'uomo, qual è la donna che veramente sono affascinanti? Sono quelle persone che hanno un buon bilanciamento tra parte femminile e maschile interna. Ecco, quindi, tutto questo come si può ottenere poi nel concreto? Beh, chiaramente attraverso delle pratiche spirituali specifiche, e arrivando quindi a sentire che terra e cielo fanno l'amore dentro di te. Nel senso proprio che c'è un'accordatura tanto con Kundalini, che è l'energia vitale sessuale che emerge
dalla madre terra, quanto con le energie che discendono dalle stelle e quindi la sintonizzazione con la volontà del Padre Celeste. Per fare questo, come sapete, insomma, per chi mi conosce, io da tempo metto in campo dei seminari molto molto belli e potenti. Io lavoro con l'entità di luce, quindi attivando la connessione con delle forze superiori si hanno veramente degli sblocchi importanti. Io opero nella zona del Lago di Garda, per il momento, insomma, faccio qua questi seminari e a breve, tra 2 sabati, quindi sabato 29, nel pomeriggio terrò un cerchio di luce per la Madre Terra. Siete tutti invitati, anche gli uomini. Diversi uomini mi hanno scritto chiedendomi: ma questi seminari bellissimi che fai sono dedicati anche a noi per caso? Ma certamente siete benvenuti. Se lavorate sulla vostra parte femminile, sicuramente tirate fuori un maschile, molto più potente. E quindi in questo seminario che fa parte del progetto di Natura Regina lavoreremo in particolare sull'accensione della dote femminile. E il progetto di Natura Regina è un progetto meraviglioso che prevede sostanzialmente una connessione anche a distanza da diverse zone d'Italia, quindi vi potrete collegare tutti alla stessa ora, nello stesso momento. E che cosa faremo? Andremo a fare proprio un cerchio attorno a un albero oppure abbracceremo tutti insieme degli alberi e intonando per 15 minuti il canto Mem, che è un suono ebraico antico, è una sorta di mantra che va a innescare la sintonizzazione con il cuore della madre terra ed è potentissimo. Quindi per 15 minuti andremo a connetterci con i Deva degli alberi. Gli alberi sono delle antenne che creano un raccordo terra-cielo. E vedrete che onda gigantesca d'amore si innesca se uniamo le forze in questo senso, anche proprio per il bene del pianeta, per chi desidera ovviamente essere in presenza, sono io che condurrò l'evento. E tutto questo ovviamente ha la finalità anche di aiutare la nostra bellissima Madre Terra a trascendere l'inquinamento su tutti i piani, come sappiamo. Quindi la forza, l'unica forza che veramente cura e risolve è l'amore. Quindi unirci in preghiera, unirci in questa accordatura telepatica e spirituale, ovviamente si intende non una preghiera cattolica, ma di tutt'altro tipo. E questo veramente è l'unico modo potente perché cessino i cataclismi, perché cessi l'inquinamento, perché non si taglino più tutti questi alberi, non si perforino più le montagne, non ci siano più gli allevamenti industriali in cui gli animali sono trucidati. Insomma, facciamo qualcosa di veramente utile tutti insieme con la forza dell'amore. E ricordiamoci che su questa bella terra noi siamo ospiti, siamo custodi e la vera regina è la natura. Noi non comandiamo niente, ok? Allora io vi aspetto, vi ho lasciato sopra l'indicazione del link al mio gruppo privato su Telegram che si chiama Stazione Pleiadiana e vi consiglio di unirvi per essere aggiornati in tempo reale su questo evento e tutti gli altri. Vi abbraccio, buona serata.